Dal Vangelo secondo Marco. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Parola del Signore. Con questa sintesi che abbiamo trovato nel Vangelo di ieri, apriamo l'incontro, perché sono le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Marco, ed è la sintesi di tutto il Vangelo di Marco, di tutta la vita di Gesù e di tutto l'essenziale che è il cristianesimo. Tutte le parole che noi aggiungiamo sono un di più, che non inutile, un di più che serve, ma un di più. E non può esserci un di più senza l'essenziale. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Chi ha fatto i compiti? Allora, c'erano due compiti, per la verità. Catechisti! Il primo compito era dalla prima sera, che era leggere il documento base. A parte i catechisti della Madonna della Speranza che l'hanno studiato, non letto. E tutte le suore presenti che già l'avevano approfondito. Avete letto qualcosa del documento base? No, il documento base va un po' letto. Invece il compito dell'altra volta qualcuno se l'ha ricordato, perché avete fatto... no! Il compito era quello di dare una definizione all'iniziazione cristiana. Vi ricordate, sì? Ecco, che definizione avete trovato? Va! Non c'è una definizione precisa, possono esserci tante, tante parole. Prego. Posso leggere una parola? No, puoi leggere, mica, però potete leggere, certo, e quindi non pretendere che i vostri ragazzi e bambini sappiano le cose a memoria, perché se le possiamo leggere noi, secondo me giustamente, Le possono leggere anche loro. L'iniziazione cristiana è un processo globale attraverso il quale si entra nella vita cristiana, cioè si diventa cristiani. Questo è in estrema sintesi. Dove lo hai trovato questo? Che citava che cosa? Ecco, adesso diciamo. Si parla di iniziazione cristiana. Si è iniziato a parlare. Sì, ma quelle parole chi le ha scritte? Non sono arrivata alla fine, perché La definizione è giusta. Catechisti, quando si citano le parole di altri bisogna rendere ragione di quello che si cita, anche davanti ai ragazzi, perché una cosa se l'ha detto un matto e un conto, giustamente l'ha presa dal sito della diocesi, no, perché quella citazione non è di un matto, di un pinco pallino, è di un testo ufficiale. Che ha citato però un altro documento, però non era tra virgolette lì? Tra virgolette, vedi se sta scritto. Che è quello? Aspetta, che succede? Tutti da Brescia? Allora, quella definizione lì arrivava da San Filippo Neri. Ho capito, io le figure non le vedo. Che è? Incontriamo Gesù, dice che cos'è l'iniziazione cristiana, sentiamo.
Bene. Faccio alcune premesse e poi dopo andiamo a questa definizione che è giusta, ma su cui vale la pena tornare se però mi state a sentire. E quello che dirò stasera lo trovate su un documento dell'Ufficio Catechistico Nazionale del 15 giugno del 1991, lo trovate sempre sul solito sito Educat. Chi non gli si apre Educat c'ha il computer di nonna papera e cambiasse, dovrebbe aprirsi con me. Ho capito, però poi è passato. Ecco. No. Però ad altri si apriva, quindi era un mistero. Ho capito, due computer di nonna papera, infatti. Va bene. Dipende dal browser che usate. Con un browser si può aprire, con un altro non si. Sì, a volte sì. Allora, mentre vi interrogate sul sito che si apre, il documento si intitola Il Catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi ed è il testo che nel 91 è stato pubblicato, appunto è una nota dell'Ufficio Catechistico Nazionale della CEI, con cui venivano presentati i catechismi che Don Vincenzo ci ha fatto vedere la prima sera e che Teresa, la responsabile nazionale dell'ACR, ci farà vedere nell'ultima sera. Quindi una parte di questo documento è dedicata alla presentazione proprio dei catechismi, ma c'è una parte introduttiva in cui si danno alcune basi, alcuni punti fondamentali sull'iniziazione cristiana. Ovviamente per chi ha gruppi di giovanissimi, di giovani, di adulti, è un discorso meno inerente al servizio che stanno facendo, però i vescovi ci stanno dicendo da tanti anni che l'intera pastorale di una parrocchia dovrebbe essere improntata sullo schema dell'iniziazione cristiana, per cui alcune cose fanno bene a tutti. Nel primo capitolo di questo documento è interessante. Si comincia, ecco, il titolo è I fanciulli e i ragazzi interpellano la Chiesa. Ci sono due punti su cui mi soffermo, soprattutto sul primo e sul quale poi ci ritorneremo dopo. Io cerco di essere sintetico, voi fatemi la cortesia, che siccome nella sintesi si rischia di non dire alcune cose dandole per scontate, invece magari a voi possono interessare alcuni passaggi, vi appuntate e poi me lo domandate. Dice l'Ufficio Catechistico Nazionale, quando si parla di iniziazione cristiana, prima della definizione, prima di tutto, la cosa più importante di tutti è i fanciulli e i ragazzi. Loro sono la cosa più importante, per cui ogni progetto, ogni itinerario, ogni incontri che facciamo, quello che vi pare, ogni scelta di testi, di catechismi e compagnia bella, si deve misurare innanzitutto, soprattutto e prima di tutto con l'ascolto concreto dei ragazzi, dei fanciulli e della loro realtà, non con il giudizio su di loro, ma con l'ascolto e ancora meno con il pregiudizio, perché il rischio, e queste sono parole scritte qui, è che noi ci rivolgiamo a dei ragazzi che pensiamo siano fatti in un certo modo, la pensino in un certo modo, provengano da determinate famiglie. In realtà non è così spesso, non possiamo presupporlo, li dobbiamo ascoltare. Perché il nostro agire da catechisti deve modellarsi sulla loro situazione e non su quello che noi pensiamo, su quello che noi vorremmo. Vi faccio l'esempio che ormai ho fatto nel mondo.
È inutile che continuiamo a piangere che la maggior parte dei fanciulli e dei ragazzi che vengono in parrocchia, quando vengono in parrocchia la prima volta, non si sanno fare il segno della croce. È inutile. L'abbiamo capito? Bene. Noi abbiamo a che fare anche con dei fanciulli e dei ragazzi che vengono per la prima volta in parrocchia e non sanno fare il segno della croce. Dobbiamo rispondere a questa realtà, non dobbiamo né criticarla, né giudicarla, né additarla. Anzi, semmai dovremmo sentirci un pochetto più di friccicore al sederire, al cuore. Ciao. Perché vuol dire che noi siamo forse la prima o anche l'unica occasione che questi ragazzi hanno di sentir parlare di Gesù. E noi come prima cosa che facciamo? Rimproviamo loro, giudichiamo le loro famiglie, ce la prendiamo con il mondo intero, con la società, con la televisione, invece di dirgli quello che direbbe Gesù. Che in quel il tempo è compiuto, no? Ci sta anche, ecco, ora ci sto io. E ti voglio bene. Quindi la prima cosa è l'ascolto dei ragazzi, per non correre in due rischi che sono antitetici, ma ci sono tutti e due. Il primo è quello di fare come si è sempre fatto, di considerare i ragazzi tutti uguali. Peggio ancora, perché ancora si fa a volte, di usare dei testi che sono piaciuti a me con i ragazzi, senza che potrebbe anche andare, senza essermi chiesto, ma rispondono alla vita concreta dei ragazzi, alla loro esigenza. No, può capitare. Il si è fatto sempre così non funziona. Voi che noi preti spesso no, ma voi che quei ragazzi ci avete a che fare, vi accorgete che cambiano, che da un anno a un altro, da una generazione all'altra, cambiano. Ma non significa che cambiare non significa peggiorare. E alcuni modi che loro hanno di comunicare, anche di comprendere, di ragionare, sono lontani da noi, ma non per questo non sono intelligenti o non sono riflessivi o non hanno un'interiorità, la esprimono in maniera diversa. Il compito di noi educatori è capire come loro la esprimono e di conseguenza provare ad entrare in sintonia con loro, magari non esprimendoci allo stesso modo, però esprimendoci in maniera tale che anche loro possano comprenderci. Questo è il primo rischio. Io non parlo della nostra diocesi, avendo girato l'Italia posso parlare dell'Italia, non della nostra diocesi. Ci sono in alcune parrocchie le fotocopie gialle che da generazione in generazione si trasmettono. Ora, nel 2008 i vescovi italiani ci hanno dato una nuova traduzione della Bibbia in italiano. Allora, almeno dal 2008 non abbiamo manco cambiato le traduzioni su quei fogli gialli, ma se i vescovi italiani hanno detto che per tutti forse bisognava cambiare il linguaggio della Bibbia, non cambiare la Bibbia ma la traduzione della Bibbia in una lingua corrente, figuriamoci quei fogli gialli come stanno messi. Anche i catechismi sono stati fatti qualche ormai decina d'anni fa, quando li usiamo con i nostri ragazzi dovremmo avere questa attenzione a qualche parola, a qualche espressione, anche a qualche immagine che i ragazzi fanno fatica a capire e a cogliere. Questo è compito nostro. Se non funzionano le cose, siamo noi che dobbiamo muoverci, eh? Perché i ragazzi stanno lì così. L'altro rischio in cui non bisogna cadere è che noi abbiamo il compito di trasmettere ai ragazzi non quello che ci pare, ma quello che la Chiesa ci chiede. E quindi nel mutare dei secoli e anche nel cambiare dei linguaggi ci sono alcune cose che non possiamo non dire.
ci sono alcune forme che non possiamo non conservare. E quindi il cercare la comunicazione con i più piccoli e con i più giovani non vuol dire inventare di sana pianta le cose, ma ragionare su quello che facciamo. Ad esempio, faccio solo un esempio e poi passo avanti. Un tempo nell'offertorio che cosa si portavano? Si portavano, oltre che al pane e al vino, si portavano i doni per i poveri, si faceva la colletta, e la colletta non era fatta solo di soldi, spesso era fatta, ognuno metteva, i nobili mettevano le stoffe, no? La frutta, e poi veniva distribuito. Nel momento in cui o siamo diventati tutti ricchi o abbiamo cominciato a fregarcene dei poveri, all'offertorio si portava solo il pane e il vino. Allora, per spiegare ai ragazzi il senso dell'offerta, dobbiamo trovare un altro modo, solo che invece di valorizzare il fatto che la comunità mette se stessa, mette i doni per i poveri, e quindi sarebbe stato da dire: quali sono i doni per i poveri oggi? Ci siamo inventati i palloni, i quaderni colorati, le frecce, gli indiani, che poi dobbiamo spiegare con 800, no? Parole che... per cui i ragazzi continuano a non capire che cosa a volte è l'offertorio. Ecco, quindi la novità, il modo di comunicare deve essere sempre raccordato a quello che la realtà è. No, non possiamo trasformare una celebrazione eucaristica, ma possiamo trovare i moduli di una celebrazione eucaristica che comunicano bene. Così anche nella catechesi. Non è che per diventare moderni diciamo che Gesù era andato a predicare sulla Luna, no? Ed è morto colpito da un asteroide. D'accordo? Quindi dobbiamo, da un lato, ascoltare la realtà dei ragazzi, dall'altro però anche interpellarli. Ascoltare i ragazzi non significa: ragazzi, oggi di che cosa volete parlare? Questo significa che non ci siamo preparati. Quando si inizia l'incontro con ragazzi, di che cosa volete parlare, vuol dire che non abbiamo la più pallida idea di che cosa vogliamo parlare. Poi dopo loro fanno il macello e noi diamo la colpa a loro che fanno il macello, semplicemente perché noi non ci siamo preparati e non abbiamo trovato delle parole per dirgli delle cose sensate e per coinvolgerli. Quindi non significa: ragazzi, di che cosa volete parlare, ma significa anche suscitare in loro delle domande che altrimenti non avrebbero trovato, se non attraverso di noi. Sta a noi trovare le domande. Deformazione ormai professionale, gli itinerari dell'ACR, poi vi prometto non ne parlerò più, gli itinerari dell'ACR per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi partono sempre da una domanda di vita che si cerca di interpretare, la domanda di vita dei ragazzi, e tutto il resto parte da quella domanda di vita. Ecco, noi siamo quelli che devono interpretare anche le domande inespresse dei ragazzi, conoscendoli. Cari catechisti, un po' di film, telefilm e cartoni animati che vedono i vostri fanciulli e ragazzi, li dovete vedere per dovere. Non vi devono piacere. Se vi piacciono, però, può essere anche preoccupante. Però vedere che cioè, un educatore di ragazzi di 11, 12, 13 anni non può non aver visto mai almeno 2 ore di Amici. Che è una cosa terrificante. Però non potete non averli visti. Non significa che ne dovete parlare poi, non significa che deve diventare l'argomento di discussione, ma quelli di quello parlano. E noi ci vergogniamo magari di parlare alcuni temi di cui loro ormai, no? Va bene. E alcuni elementi da tenere presenti. Alcuni punti essenziali. Primo, quando parliamo di iniziazione cristiana
dei fanciulli e dei ragazzi, non a caso c'è quel titolo lì, responsabile di tutta l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, e anche degli adulti ovviamente a maggior ragione, è la comunità cristiana, non il parroco soltanto. Lui è l'ultimo responsabile, nel senso il primo, non i catechisti, il gruppo dei catechisti soltanto, ma l'intera comunità cristiana. Significa, paradossalmente, che se noi dovessimo scegliere un itinerario o un altro, un metodo o un altro, non se ne dovrebbe discutere nel gruppo dei catechisti e basta, meno ancora tra parroco e un catechista se faceva le contrattazioni sindacali. Se ne discute nel consiglio pastorale, perché è... vabbè, ragazzi, io vi dico la dottrina come sta, dopo voi fate il TAR. Se non c'è stato il consiglio pastorale, trovate un modo per coinvolgere la comunità, però quello è il luogo. Se no, di che cosa si parla nel consiglio pastorale? Ecco, allora voi se vi lamentate che in qualche parrocchia, mi sembra di capire, secondo un giudizio avventato di qualcuno, non si parla di niente, cioè avete degli argomenti da proporre come catechisti. Perché, visto che a volte fatichiamo, non affrontiamo questo tema? Io vi sfido, nessun prete della nostra diocesi vi dirà no, non è una cosa importante, forse magari non sa come chiedervelo. Allora, invece di lamentarci, proviamo a chiedere, a esprimerci, a domandare con cortesia. Questo significa anche poi che non si va a cercare la data dove si fa la prima comunione o si fa la cresima che non dà fastidio, o si fanno i battesimi che non dà fastidio, o voi anche andate a cercare la messa quando c'è stata la comunione dell'A, andiamo dell'A perché sennò che palle. Perché anche la celebrazione del sacramento poi è qualcosa che riguarda la vita di tutta la comunità. Però su questo le nostre comunità stanno avanti. Però tutti siamo responsabili, anche perché sti ragazzi, quando vengono alla celebrazione dell'Eucaristia Domenicale, che è il cuore della comunità, lì è la comunità cristiana, si esprime al massimo, chi vedono? Mica vedono solo i catechisti e i preti, vedono tutta la comunità, con tutte le cose belle e con tutte le contraddizioni. E la cattiva o buona testimonianza cristiana e di fede e di santità che dà ogni membro della comunità, giova o non giova a loro, perché i più piccoli vedono degli adulti e decidono se diventare come loro oppure no. Quindi è importantissimo il ruolo di tutta la comunità cristiana, gli anziani, i giovani, gli adulti, i sposati, i non sposati, i piccoli, i preti, le suore, tutti. Seconda cosa, è necessario, questa ve la leggo perché io su questo mi ci faccio le risate matte, è necessario superare, questo veniva detto nel 91, sia superato il tradizionale modello scolastico dell'incontro catechistico. Questo veniva detto nel 91, nel frattempo la scuola italiana è cambiata, e il modello scolastico ha superato il modello catechistico, per cui oggi la scuola italiana sta avanti rispetto ad alcune parrocchie dove si fa catechismo come si faceva negli anni 80 con i fogli gialli, d'accordo? Perché poi ci sono state delle evoluzioni e ci sono state anche delle esperienze bellissime. Però quando sento il modello scolastico mi ci viene da ridere, perché oggi ne parleremo dell'esperienza, molto dell'insegnamento scolastico passa attraverso l'esperienza e la catechesi dovrebbe passare attraverso l'esperienza. Noi siamo rimasti ancora legati, ci diceva anche Don Vincenzo l'altra volta, a un modello solo intellettivo di comprensione, mentre invece c'è una comprensione intellettiva, ma c'è anche una comprensione che coinvolge i sensi, le emozioni, su questo l'esperienza in sé, e su questo dobbiamo un attimo stare attenti anche per non fare le boiate che si fanno negli eccessi, perché poi dopo passare da un eccesso all'altro è un attimo. Superare questo modello scolastico.
significa tante cose, significa che non si può fare la catechesi. La scuola italiana dice che almeno una classe più di tanti bambini non ci devono stare, poi siccome non possono pagare gli insegnanti li toppano lo stesso, però secondo le regole della scuola italiana oltre un certo numero non si può fare scuola, figuriamo se si può fare un incontro dei catechesi oltre un certo numero. Non so i ragazzi che sono cattivi e che non stanno buoni, è che non ce la faccia, che tutto assieme non si possono esprimere. Capisco poi anche che non ci stanno i locali, che non ci stanno i catechisti, però ce lo dobbiamo porre come problema, non possiamo dire va tutto bene, no? Ce lo possiamo proporre come problema e possiamo provare negli anni anche a trovare delle soluzioni. Ad esempio, una volta mi trovai a discutere con un prete, non di questa diocesi, che diceva io non posso fare, no, non è un'ironia, è vero, dice non posso fare catechesi così perché ho poche aule, ho pochi locali. Però mi aveva fatto vedere l'organo a canne nuovo, che vabbè, non ci sta. Mi aveva fatto vedere il teatro, che andava anche bene, mi aveva fatto vedere gli impianti sportivi che aveva realizzato, mi aveva fatto vedere tante altre cose. Io ho detto guarda, vedi, tutto bene, però vuol dire che non hai le aule perché la comunità ha deciso di investire su altro e non sulla formazione dei più piccoli. Si fanno delle scelte, giustamente si fanno, non si può mica fare tutto. Allora bisogna esserne consapevoli. Dunque va superato il modello scolastico, diciamo classico, antico. Forse chi è insegnante potrebbe aiutare chi non lo è a capire come il modello scolastico oggi è cambiato. Poi dopo ci sono quelli che polemizzano che non funziona, che questi ragazzi non sanno niente. In realtà forse non è così. Un'altra cosa su cui mi soffermo è l'attenzione a proporre itinerari di catechesi differenziati. Questo viene detto già nel 91, e cioè proprio perché si parte dall'ascolto dei ragazzi, bisogna modulare la proposta in base ai ragazzi. Ora l'ideale sarebbe anche essere attenti alla singola esigenza di ogni persona, però quantomeno vanno differenziati, no? Dividerli per classi e basta non sempre aiuta. Fare finta che siano dei pupazzetti mai aiuta. Nell'esperienza mia ho sperimentato sempre che anche una certa diversità di proposte aiuta. E se in una parrocchia ci sono gli scout, dovrebbero essere loro a garantire ai ragazzi che fanno quel tipo di esperienza l'accompagnamento nell'iniziazione cristiana. Così dovrebbe farlo l'Azione Cattolica. E così dovrebbero farlo anche quelle altre realtà che sono riconosciute dalla Chiesa italiana o quantomeno dal Vescovo in una diocesi. Qui si apre un discorso che stasera non approfondiamo, però è una questione importante del rapporto che c'è tra l'iniziazione cristiana e anche alcuni gruppi e associazioni e movimenti. Gli itinerari differenziati sono promossi dall'Ufficio Catechistico Nazionale del 1991. Noi ancora stiamo all'etica, vabbè, per chi tiene più candele, per chi tiene vabbè. L'altro punto è che i ragazzi e i fanciulli sono soggetti protagonisti di catechesi, sono soggetti, non sono oggetti. Non sono scatole vuote da riempire, sono tesori da custodire che vanno aiutati a prendere coscienza del tesoro che il Signore ha seminato in loro e a tirarlo fuori.
Non dobbiamo dire noi a loro che cosa devono essere, dobbiamo scoprire insieme a loro chi sono. E non sono i piccoli dei mezzi cristiani che quando saranno grandi diventeranno i veri grandi cristiani. Sono già adesso pienamente cristiani secondo la loro età. Quindi non dobbiamo chiedergli delle cose che non possiamo chiedergli perché sono piccoli, ma neanche possiamo evitare di coinvolgerli in certe altre cose perché, anche se sono piccoli, sono delle persone. Altrimenti molti santi della Chiesa che hanno 6, 7, 8, 9 anni dovremmo eliminarli. Invece la Chiesa nella definizione dei santi, che è un pronunciamento dogmatico, ci dice che un bambino di 5, 6 anni, 7 anni può essere un pienamente cristiano raggiungendo vette di santità insperate. Quindi i bambini, i fanciulli sono soggetti che hanno delle domande, che hanno una vita, che hanno dei desideri, che hanno una sensibilità. E quando viene in mente a qualcuno di dire ai ragazzi e ai fanciulli della catechesi: voi siete il futuro della Chiesa, sputategli in faccia, perché è una grande mancanza di rispetto dire ai piccoli: voi siete il nostro futuro. Innanzitutto perché noi dovremmo essere il loro futuro, anche per quello che riguarda la fede, e poi perché loro sono la bellezza del nostro presente, non il nostro futuro. È come se io adesso vi dicessi: voi siete il futuro della catechesi della nostra diocesi. Ci significa: tra 10 anni forse vi prendiamo in considerazione. No, loro sono il nostro presente. Il regno dei cieli è qui, dice Gesù, non è tra 7 anni, dopo che hai fatto la cresima. Convertitevi e credete al Vangelo, perché il regno dei cieli è qui, ora, è compiuto, il tempo è compiuto. Sono soggetti di santità. A loro Dio parla come parla a noi. E loro lo ascoltano, Dio, lo prendono sul serio, noi non sempre, noi lo aggiustiamo. Ed è per questo loro essere soggetti che spesso abbiamo l'impressione che impariamo la fede anche da loro. In molte parrocchie dove c'è l'Azione Cattolica c'è questo grande divario tra: tu sei catechista, noi siamo educatori. In realtà ogni catechista, da quando è uscito il documento del 91, i catechismi nuovi, ogni catechista è un educatore. E anche se c'è qualcuno dell'ACR, e anche ogni educatore dell'ACR è anche un catechista, deve esserlo, perché dopo in Italia, non nella nostra di oggi, sono quelli che dicono: io sono educatore, il catechista non lo faccio perché il catechista lo fa a vecchiarella cotonata, i capelli cotonati. No, insieme si è tutti catechisti ed educatori, si è catechisti proprio perché si è educatori, d'accordo? Soggetti, questa è la cosa più importante, soggetti. Le ultime due cose: una è che la catechesi dell'iniziazione cristiana deve essere anche una pastorale missionaria. Primo, perché i bambini non sanno neanche farsi il segno della croce, e allora è inutile che gli stiamo a spiegare tutti quanti i segni della messa, le 7 piaghe della quaresima, le penitenze e poi i dogmi, se non conoscono ancora Gesù. Allora, prima gli presentiamo Gesù, gli aiutiamo a conoscere Gesù, il regno dei cieli è compiuto, eccetera, eccetera. Poi dopo cominciamo a parlare anche di tutte le altre cose, di fargliele sperimentare, di fargliele riconoscere, ma in relazione a Gesù, perché questi veramente rischiano. Ci sono dei cristiani adulti che fanno la comunione tutte le domeniche e se tu gli dici: ma questo è il corpo di Gesù, la carne di Gesù nell'Eucaristia, qualcuno dice: sì, no, vabbè, è un simbolo. E vabbè, pure qualche catechista dice questo, non lo dice i ragazzi, ma lo pensa.
Per cui può capitare che un bambino sappia perfettamente, gli diciamo perfettamente come si celebra l'Eucaristia, ma non gli diciamo che cos'è per la sua vita, che cos'è lo impara a memoria, ma per la sua vita chi è Gesù. Ecco, una pastorale missionaria in questo senso. Abbiamo a che fare con dei non credenti, che hanno anche delle famiglie spesso, che non hanno nessuna esperienza di fede, alle quali va annunciato il Vangelo, non vanno indirizzate le votere e i rimproveri. O le accuse o i giudizi. Dall'altro lato, significa che questi bambini che sono soggetti della catechesi, nello stesso tempo sono anche loro missionari, in una certa misura, nei confronti nostri, delle loro famiglie, dei loro amici. Ma non perché li dobbiamo usare per attirare i genitori, per attirare questo significa un sfruttamento minorile della catechesi, ma perché loro, con la loro fede, possono già coinvolgere tanti. Io le cose più grandi le ho imparate dai bambini, di alcune cose della fede. Poi, se rimane tempo e me lo chiedete, vi dico anche cosa. L'ultima attenzione è quella ai portatori di handicap fisico o psichico. Con la CR, 2 anni fa, io la responsabile, che poi conoscerete, abbiamo iniziato a fare un lavoro, forse anche 3 anni fa, sulla disabilità, con una sezione dell'Ufficio Catechistico Nazionale, perché ci siamo accorti, girando per l'Italia, che vedevamo tanti bambini, ma non vedevamo i disabili. E ci siamo andati a documentare, abbiamo scoperto che in Italia le disabilità aumentano, nei nostri gruppi diminuiscono. C'è qualcosa che non funziona. O facciamo finta di non vederli, o non abbiamo gli strumenti per accoglierli, o le famiglie forse non sentono necessità, non si... Abbiamo cominciato a lavorarci. È un'attenzione che dobbiamo avere, anche perché, trattandosi di esperienza, se non ci fermiamo e non ci chiniamo sul più debole, tutte le altre cose che insegneremo ai nostri ragazzi non serviranno a nulla. Questa è un'attenzione che dovremmo avere nelle nostre comunità, che è molto di più delle barriere architettoniche. Ecco. E questo era quanto vi dovevo dire come premessa. Adesso arriviamo a questa definizione che, dette queste cose, va liscia liscia e richiederà soltanto una piccola poi spiegazione. Oh, mi sono perso un foglio, fermi, aiuto. Il catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, voi che prendete appunti, scrivete che al numero 7 dice: per l'iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Si tratta, questa era, corrispondeva, solo che bravo. Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Se voi non imparate a memoria questa riga, non potete far imparare a memoria neanche i 10 comandamenti ai vostri ragazzi, perché questi per noi sono i 10 comandamenti più importanti. No, vabbè, no. Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Poi spiega, e qui vado veloce, si tratta di un cammino. Voi mentalmente guardate le vostre comunità, quello che facciamo nelle nostre comunità, se corrisponde. Se non corrisponde, non lanciamo gli strali di giudizio, vuol dire che abbiamo degli argomenti e dei temi su cui crescere, sviluppare e convertirci. Convertitevi, diceva Gesù nel Vangelo, piano piano, secondo le possibilità e secondo le nostre forze, però almeno lo dobbiamo sapere. Si tratta di un cammino diffuso nel tempo, quindi anche più di 3 mesi, e scandito dall'ascolto della parola, dalla celebrazione
e dalla testimonianza dei discepoli del Signore, che saremmo noi, attraverso il quale il credente compie un apprendistato, esperienza globale della vita cristiana e si impegna a una scelta di fede e a vivere come figli di Dio, ed è ovviamente secondo le proprietà, ed è assimilato come il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia al mistero pasquale di Cristo della Chiesa. Nella Chiesa. Vi risulta? Si tratta di un processo globale attraverso il quale si diventa cristiani. Quindi il fine della catechesi nell'iniziazione cristiana, innanzitutto scopriamo una cosa, che la catechesi è un aspetto dell'iniziazione cristiana insieme alla liturgia e alla testimonianza che diamo loro di tutta la comunità. Quindi la catechesi non è l'iniziazione cristiana, è un aspetto dell'iniziazione cristiana, di un processo globale, e il fine non è la preparazione ai sacramenti, è la vita, è l'introduzione alla vita cristiana. E noi ancora continuiamo a darci le martellate sui denti e a parlare di cresima e dopo cresima. Che senso ha? L'obiettivo non è la cresima, è l'iniziazione cristiana, cioè l'introduzione alla vita cristiana. Ma la colpa non è di quelli che finita la cresima vanno via, è di noi che continuiamo a dire dovete venire alla preparazione per la cresima, alla preparazione per la comunione, alla preparazione per la confessione, la preparazione dell'accidente che ci spacca. Allora, il fine non è avere dei sacramenti, ma essere introdotti alla vita cristiana. E che vuol dire? Dice, vabbè, ma questi non me ce deve andare nessuno. Non significa diventare santi, patentati, ma significa prendere coscienza del proprio battesimo, saper riconoscere nella vita della comunità cristiana, saper interpretare i segni, avere una certa dimestichezza anche molto rudimentale con la parola di Dio, di modo che poi posso fare una scelta di uscire da una comunità o di rimanerci. Noi a volte non offriamo questa scelta, diamo tutto per scontato, tutti come le macchinette, e questi ovviamente a volte mi viene in mente l'immagine, solo quelli della mia generazione se la ricorderanno, del video che era uno dei primi videoclip di The Wall dei Pink Floyd, dove c'era questa grande questo macina carne, dove entravano tutti questi ragazzi, no, marciando, e usciva fuori carne maciullata, carne macinata. Allora, guardate, già cambiare questa mentalità è tanto, eh? Il fine è che tu diventi cristiano, o meglio, che tu hai tutte le carte, tutti gli strumenti, tutta la possibilità di capire che cosa significa essere cristiani, e lo capisci da noi, da quello che viviamo noi lo capisci, no, da quello che sta scritto qua, e poi di scegliere se camminare all'interno di questa comunità oppure no. Questo è l'obiettivo. Non ci si prepara ai sacramenti. Io 7 anni in seminario sono stato, ma non mi sono preparato ai sacramenti. L'ho scoperto dopo. Se lo scoprivo prima, non mi ci facevo prego. Però, no, cioè, infatti dopo c'è un periodo che si chiama mistagogia, che è proprio la presa di coscienza, no? Giorno per giorno, noi giorno per giorno scopriamo, molti di voi si sono sposati, e che dopo 5 anni di matrimonio potete dire che avevate capito tutto del matrimonio, no? Giorno per giorno si capisce, ma non solo di quello che significa vivere con l'altro, anche di quello che è la grazia del sacramento.
e che se ti ho spiegato com'è la celebrazione tu capisci veramente che cos'è l'Eucaristia o che cos'è, che poi c'è la grande ingiustizia che ci si prepara i sacramenti, all'unzione degli infermi no, manco dopo, quindi non ci si prepara ai sacramenti. E infatti in questo cammino diffuso nel tempo che deve durare anni e che è scandito dall'ascolto della parola, dalla celebrazione e dalla testimonianza, e in cui si fa esperienza, si compie un apprendistato di quello che è la vita cristiana, me la devi fare vedere la vita cristiana, me la devi fare toccare, annusare, provare, mi devi fare sperimentare che cosa significa pensare prima di tutto ai poveri, me lo devi far sperimentare che cosa significa essere perdonati e perdonare, essere perdonati da Dio ed essere perdonati dai fratelli e perdonare i fratelli, me lo devi far vedere che cosa significa che la parola di Dio è importante per me e per la tua vita. E è assimilato, no? Attraverso il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia, che dell'iniziazione cristiana sono solo delle tappe, ma delle tappe importanti. Ma sono delle tappe, perché il punto d'arrivo è guardate un pochetto più entusiasti tutti quanti, perché l'ho detto, abbiamo detto 800 volte e dovreste anche esserne convinti. Cioè questo è così, sta scritto qui. Chi pensa diversamente sbaglia, a meno che fino a quando non scriveranno un altro documento, perché poi questo qui è confluito anche parte dal documento base, parte di qua, ed è una questa qui è della Conferenza Episcopale Italiana, quindi ha anche un valore abbastanza grande, d'accordo? Adesso capito questo, voglio dire, a volte ci sono delle diatribe tra gruppi di catechisti, gruppi di genitori, perché si parla di tutto, però non gli è insegnato come ci si confessa. Allora, io sono dell'idea che alcune cose ai ragazzi le devono insegnare i genitori, i nonni e non i catechisti. Sono dell'idea che i catechisti spesso devono supplire laddove i ragazzi vogliono conoscere Gesù e i genitori non gliene frega niente. Però non è che i genitori possono permettersi di delegare a voi cose di cui sono responsabili. Anzi, vi devono anche controllare, perché a volte un po' di sciapate le diciamo. Ogni tanto qualche catechista, io non vi dico quello che mi hanno raccontato in giro di catechisti non della nostra diocesi. È vero. Poi probabilmente immagino che anche nella nostra diocesi sarà stata, alcune cose saranno state dette, però io riporto esperienze non della diocesi. E quindi mi sono perso un pezzo, stava a di? Sì, certe cose le devono. E allora c'è questa diatriba, grazie, cinque persone stavano attende. Questa diatriba, no? Non sanno le cose, non hanno imparato come si fa. Gli sta insegnando tutta la vita, che cos'è la vita della Chiesa, però non gli ha spiegato che cos'è la prima comunione. Ho l'impressione che a volte confondiamo la catechesi per l'iniziazione cristiana con una catechesi liturgica che spiega un rito. E tante volte nella nostra testa quei catechisti che sono bravi perché ti spiegano tutte le parti della messa sono più bravi di quelli
che ti fanno sperimentare le parti della messa, che piano piano le capisci tu. Ci vuole un equilibrio, perché è ovvio che il catechista deve essere attento a indicare ai ragazzi i passaggi, i momenti. Ci sarà nell'iniziazione cristiana un momento in cui si deve fare anche una catechesi liturgica, ma non si può ridurre quello tutto a quello, e soprattutto non si può dire che quella è la catechesi dell'iniziazione cristiana. Perché se tu mi dici come funziona la cosa e non mi dici a che cosa serve, io poi a un certo punto che ci faccio? Io nella parrocchia nuova ogni tanto trovo una cosa che secondo me non serve a niente, e invece le cose che serve, tipo oggi stasera si è venuto l'uvino per la messa e non so dove sta, voi devo aspettare che domani qualcuno della parrocchia mi dice dove sta, solo che io domani non ci sto, sto a Roma, e però per domani, per la messa di domani, tranquilli, c'è, però quello mi servirebbe e non c'è. Però ci sono delle cose, allora che faccio? Siccome sono ospite, chiedogli, ma quella cosa lì a che serve? Serve a questo, a questo, a quello. Ah, allora sì, allora la teniamo. No, perché se non so a che serve, la Pio la butto. L'altro giorno ho visto dei foglietti con delle preghiere, ho detto, vabbè, queste, sempre sti foglietti, i fogli delle preghiere, di queste non serviva, le ho messe da una parte, dico, mo dopo le metto, le butto e faccio un po' di ordine. Vengo dalla signora e dice, ma i foglietti della preghiera della Divina Misericordia? Ah, che sono questi? Sì, oh, eccoli! Se no li devo ristampare. Ecco, è necessario aiutare i ragazzi a capire il perché. A me interessa relativamente sapere che Gesù è risorto. Mi devi spiegare perché. E mi devi far vedere nella tua vita qual è la differenza tra una persona che crede che Gesù è risorto e una persona che non crede che Gesù è risorto. E se la comunità cristiana non mi fa vedere questa differenza, hai voglia a catechesi. Per questo riguarda tutta la comunità, comprese anche le famiglie ovviamente che fanno parte di quella comunità. Quindi bisogna forse a volte in certe comunità alzare un pochetto l'acceleratore della catechesi e premere quello dell'esperienza, e in alcune comunità forse bisogna un attimo lasciare l'acceleratore dell'esperienza e premere un po' più quello della catechesi, perché è un equilibrio. Le altre cose sono quisquiglie. La dimensione comunitaria, penso che ve ne ho parlato, la dimensione familiare, se ci sono altre cose me le chiedete. La formazione alla globalità della vita cristiana è interessante, mi verrebbe da chiedere, ve lo chiedo come riflessione per casa, che cosa significa questa globalità della vita cristiana? Chi è il cristiano? In che cosa si differenzia la vita di un cristiano? La pluralità di esperienze organicamente collegate. E poi, vabbè, la dimensione esperienziale penso che non abbia nulla da aggiungere. Ecco, anche questo, il ruolo, si parla qui del ruolo insostituibile dell'accompagnamento dei, anche qui ci vorrebbe una traduzione, dei pedagoghi. Non a caso però non hanno usato il termine catechisti o educatori, ma pedagoghi. Perché è necessario, è insostituibile l'accompagnamento di persone che possano diventare per loro modelli di vita. E qui dico un'altra cosa. Si può essere santi a 6 anni? Sì. Si può essere santi a 7 anni? Sì. Antonietta Meo, c'è un vescovo che una volta a una conferenza stampa, Antonietta Meo, morta a 7 anni, conosciuta come Nennolina, però la chiama Antonietta perché lei non voleva essere chiamata
Nennolina, non gli piaceva, e siccome sono, non fa il miracolo per diventare beata, ho detto forse fosse che a forza di chiamarla Nennolina questo lo miracolo non lo fa, e la chiamando Nietta, perché la sorella mi disse che non gli piaceva, la chiamava la mamma la Nennolina ma lei non gli piaceva, allora io la chiamo Antonietta. E a 7 anni disse un vescovo, potrebbe essere dagli scritti che ha lasciato anche nominata santa dottore della chiesa a 7 anni. Si può essere dottori della chiesa a 7 anni? Ancora no, non lo sappiamo, forse sì, ma non si può essere catechisti a 15 anni, a 16 anni, forse neanche a 17. Non ne faccio una questione di età, perché ci può essere un trentenne che è meglio che non è, insomma, non è proprio il caso, e ci può essere un sedicenne che invece diventa un modello, per carità, però biologicamente, antropologicamente, pedagogicamente, metteteci quello che vi pare, a una certa età ancora ci sono delle domande instabili. Bisogna fare in modo che poi quelle domande non si spengano del tutto quando si cresce. Però ci vogliono, i nostri ragazzi non hanno bisogno di amici e di compagni di gioco e di merenda, hanno bisogno di modelli adulti, di persone adulte con cui confrontarsi, che non siano né i loro amici, perché se li scelgono, né i loro genitori, perché già ce li hanno e non possono essere sostituiti. Quindi non dobbiamo fare né il papà e la mamma dei nostri ragazzi, né dobbiamo fare gli amici dei nostri ragazzi, dobbiamo essere gli educatori, perché loro hanno bisogno di figure adulte che li prendano sul serio, li considerano dei soggetti, delle persone con cui dialogare, ma che siano anche altro da sé. Quindicenne, sedicenne, la pensa come loro, cioè non che non siano utili, che non siano capaci, non sono la stessa cosa, non sono la stessa cosa. Capisco tutte le difficoltà che ci possono essere nelle comunità, però noi questa questione la dobbiamo porre, perché poi quando non funzionano le cose non possiamo dare sempre la colpa ai fanciulli, ai ragazzi e alle loro famiglie. Dobbiamo anche prendere coscienza dei nostri limiti. Oh, se può fare altrimenti? No, non si può fare altrimenti, e beh, facciamo così, oppure facciamo quest'altra scelta. Però non possiamo ignorarlo. Dei pedagoghi, delle persone che mi facciano vedere nella loro vita che segno lascia e ha lasciato e lascia l'incontro con il Signore, che segno lascia la vita, nella loro vita, la vita della comunità. Per questo non si può essere anche educatori per conto proprio. Legati alla comunità non significa... Oggi sono venuto a parlare delle catechisti in parrocchia, io così, hanno parlato di male di voi, no, però ho detto, vedete, io preferisco un gruppo dei catechisti, una parrocchia dove si litighi, piuttosto che una parrocchia dove si taccia. Poi non si dovrebbe litigare, però gli apostoli hanno litigato, Gesù qualche volta qualche scapaccione penso che l'abbia tirato e anche preso, no? Ma fare finta di niente è il diavolo, fare finta di niente, no? Io non credo a tanto le posizioni, queste cose qua, mi sono molto prudente su queste cose, ma il modo di manifestarsi del diavolo nel nostro fare finta di nulla, ecco, ci vogliono modelli che vivano la vita della comunità pur non andando d'accordo, perché non è obbligatorio, pur non standosi simpatici, ma che diventino segno. Altro avrei da dire, ma ho finito qui e aspetto le vostre domande, e così aggiungo quello che vi interessa e che non ho saputo dire. Grazie. Un consiglio: se scaricate da internet questo documento, metteteci i numeri, perché non ci stanno e mi si sono mischiate le pagine. Bene.
Questa sera chi è? Gianluca, fai il balletto tu stasera? Io volevo stare in piedi, ma poi avevamo visto. Non si, avevamo visto che con la telecamera mi faceva la pancia grossa, allora sono rimasto seduto. Cioè, più grossa, non grossa. Grazie. Che mi hanno detto il nero sfina, invece in realtà il nero copre. Buonasera, sono della parrocchia di San Bassano Rita, chiamo Anna Rita. Annarita? Volevo sapere, visto che comunque seguo i ragazzini di prima media e con me lì nella stessa classe una ragazzina di essere mondiale. Ecco, lei aveva detto che voi seguite, state lavorando molto sui ragazzi che hanno questi tipi di mondiale. Allora io chiedo, com'è possibile o com'è meglio approcciarsi con loro? Anche perché poi io vedo che la mamma è molto desiderosa di far venire al catechismo, ma la ragazzina ha delle grosse difficoltà di apprendimento. Quindi quali metodologie o quale pedagogia se vogliamo adottare con loro per cercare di far comprendere il percorso che effettivamente loro stanno facendo, ma in maniera molto, molto semplice, renderli più attivi, più partecipativi e incuriosirli, perlomeno ecco, renderli consapevoli di quello che effettivamente è il bene al catechismo e stare insieme agli altri, vivere questo momento insieme, diciamo, ogni sabato. Grazie. Una domanda a cui so rispondere? Buonasera, sono Diana della parrocchia di Santa Caterina da Comanza. Che è la prima che è arrivata, eh? Premesso che il mio lavoro sono una pedagogista e lavoro con disabili, quindi diciamo che la mia professione di pedagogista per certi versi mi aiuta nel fare catechismo, nel relazionarmi con i ragazzi, quando ti parlavi del ragazzo come soggetto. Però trovo un paradosso io, un paradosso che mi deve aiutare a superarlo. Allora, è giusto il fine non è avere i sacramenti, fare catechesi per i sacramenti. Però come faccio io a far capire questo ai ragazzi se invece faccio catechismo, se faccio catechesi solo finalizzata ai sacramenti? Non so se sono stati. Io volevo chiederti invece quali sono le verità su Dio che parla ai bambini, che ci hai detto prima. Non ho capito. Le verità su Dio che hai imparato dai più piccoli. Ah. Questo vuole fare. Intanto che ragionate rispondo a queste. Allora, sull'attenzione ai disabili ovviamente è un mare magnum, bisogna specificare che tipo di disabilità è, e oggi no, anche solo parlare di autismo non è più indicativo perché ci sono 80 tipi di autismo diversi. Alcuni strumenti ci sono. Allora, c'è innanzitutto un settore dell'Ufficio Catechistico Nazionale, sul sito c'è settore disabilità, che organizza ogni anno convegni e gli atti di questi convegni, attività che fanno, vengono riportati insieme ad altre esperienze. Sul sito dell'ACR, dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, ci sono alcune schede, è vero, riferita al cammino annuale dell'ACR, che però possono essere anche utili, almeno come metodo, come attenzione, che l'Azione Cattolica ha realizzato
in collaborazione con l'Ufficio Catechistico Nazionale, anzi le schede sono fatte quasi totalmente da Suor Veronica Donatello, che è la responsabile del settore disabilità. E magari adesso ci penso, visto che lei è un sacco di tempo che mi dice quando mi inviti da te, quando mi inviti da te, potrebbe essere una serata da fare con Suor Veronica. E quindi poi bisogna vedere che tipo di disabilità. Io personalmente prima parlerei con i genitori, parlerei con i ragazzi e cercherei di capire qual è il bene che io posso donare, no? Se io devo spiegare chi è Gesù, Gesù è colui che ti ama. La catechesi migliore anche per una persona da cui non sono manco capace di capire se ha capito o non ha capito, è quella che ti amo. Non mi dai fastidio se stai qui. Sono contento, no? Questo, cioè, con un disabile che ha determinate difficoltà, perché se c'è una persona che non può camminare, che non sente, è molto facile, no? Trovare. Il problema è quando c'è una disabilità psichica complicata e complessa. Ma il mio affetto, io te lo faccio sentire. Il fatto che qui ci sono persone che ti vogliono, poi non sappiamo mai fino a che punto c'è una comprensione o non c'è una comprensione. Noi siamo rimasti un po' troppo intellettuali, e che se uno le cose non ce le sa spiegare vuol dire che non le vive, e non è mica sempre così. Per cui ci sono questi strumenti, e speriamo di trovare anche nell'equipe dell'Ufficio Catechistico Diocesano una persona che possa seguire queste cose. Ma vediamo, qualcun'altra, c'è una pedagogista disponibile. Invece Gianna, ma ci sarebbe un metodo? Come facciamo a far capire ai ragazzi che il fine non sono i sacramenti? Innanzitutto, nel senso, se io faccio, io ad esempio la seconda media quest'anno, no? Quindi li ho ripresi quest'anno, li avrò il prossimo anno. Aggiorniamoci col linguaggio. Ho dei ragazzi di seconda media, non ho la seconda, mo scusa, non sto a fare. Però secondo me le parole sono importanti, perché dopo le colle. No, vabbè, ma avrei detto anch'io oggi la seconda media. Quindi ho dei ragazzi di seconda media che ho ripreso in seconda media, perché dalla prima comunione sono stati poi in stand-by, quindi li avrò quest'anno e il prossimo anno per il sacramento delle prese. Quindi, cioè, vivi in una comunità. Difficile poi trasmettere loro. Vivi in una comunità cristiana che ha deciso che non c'è l'iniziazione cristiana, ma c'è una catechesi finalizzata ai sacramenti. Allora poni il problema al tuo parroco, nel consiglio pastorale se c'è, o al gruppo catechisti, e provate a discuterne. Com'è mai che più è così? Perché ovviamente se no diventa una lotta ai mulini al vento, no? Cioè i primi che dobbiamo esserne convinti e consapevoli dobbiamo essere noi. Se ci sono dei ritardi e delle lentezze, bene, ne prendiamo coscienza e poi proviamo per quello che si può a cambiare le cose. Non si possono cambiare le cose? Facciamo il meglio possibile. Che, no. Scusa la mia ignoranza in questo settore, ma non ci dovrebbero essere delle linee guida in una diocesi? Allora, in questa diocesi le linee guida per il momento sono i documenti dell'ufficio catechistico. Non voglio parlare del diavolo, però penso sì, che nel mio pellegrinare. Gianna, e tu ti sei data la risposta, non ci dovrebbero essere, esatto. Ci dovrebbero essere. Ci dovrebbero essere. Cioè le linee ci sono, però ci dovrebbero essere chi le conosce, ma anche conoscerle. Guardate, vi racconto una cosa. Vado a un vescovo, ovviamente non da niente a me, no. Non è un vescovo, è di una diocesi delle Marche però, ma non è della diocesi di San Benedetto, né quello prima né quello dopo. E dico, eccellenza, parlavamo di catechesi, era andato a parlare di catechesi a lui, cioè mi aveva chiamato per una cosa. Dico, eccellenza, ma lei conosce il progetto catechistico nazionale della CEI sull'iniziazione cristiana? E lui mi dice, sì, quando sono uscite le tre note, no eccellenza, le tre note non sono il progetto catechistico nazionale della CEI, sono un'altra cosa, ma non ve sto spiegando.
Ah, va bene, oh, vabbè, io ho citato le tre note perché il documento base, no eccellenza, il documento base non è il progetto catechistico nazionale della CEI. E qual è? Ho detto eccellenza, si salva solo perché lei in quell'anno non era vescovo magari. Ed è questo, il catechismo per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, la nota pastorale dell'Ufficio Catechistico Nazionale del 1991. Ora, se un vescovo non lo sa, è capace anche che non lo sa qualche parroco, non lo sa pure qualche catechista, perché magari qualcuno di voi fino a questa sera non lo sapeva, e c'è una correzione fraterna che si fa, e ci sta la possibilità di crescere. Però non ve menate, non tornate a casa e menate al prete, perché dopo all'ingordi dei preti, mo ci ricomincia a tornare, i preti menano a me. Eccoci, bisogna fare, io lo capisco. Ascolta, non è voler parlare male dei nostri. No, è una presa di coscienza. No, ma la tua è una cosa giusta, dicevo che questa è la teoria, la pratica. Parliamo di comunità, no? Cioè, anche la parrocchia è una comunità che fa parte di una diocesi. Ma giusto? Tu. Sì, ho capito. Sì, per un po' per questo. No, non posso parlare. No, vabbè, cioè. No, perché bisogna essere un po' equilibrati, ma non per una questione di adesso che sto in una parrocchia dove ci sto da una settimana, ci sono a volte delle cose che io mi domando, ma perché è così? No? Perché si fa così? Come, a chi è venuto in mente a far così? Poi comincio a chiedere alle persone, e possono anche essere cose esatte o non esatte, però capisci il motivo per cui si è fatto così, e che se magari in altro modo non si poteva fare. Che è sbagliato quel modo lì, non è secondo, però non c'è. Fratelli e sorelle, noi. Voi si dovrebbe vivere senza peccare. Noi viviamo senza peccare? No. La zizzania c'è sempre, quindi ci sarà sempre l'imprecisione, quella che non sa, quell'altra che non vuole. Noi che dobbiamo fare? Mietere. No. Mietere quando già sembrato sulla zizzania, già. No, però. Ma per questo. Però già dirci queste cose è importante, saperle è importante. Queste cose sono potute accadere anche perché ci sono dei catechisti in passato che non hanno studiato, che questi documenti non li conoscono. E allora hanno detto sì a tutto quello che gli è stato proposto. Se forse alcuni catechisti, come se per uno per le cose sue se si interessa e si imbiccia, si fossero un pochetto, magari avrebbero detto: ma perché facciamo così? Non possiamo fare così? La responsabilità è di tutti, pure dell'ufficio catechistico, che c'è il direttore indegno e che non è tanto capace. Però possiamo riconoscere i limiti, ma anche provare a fare un passo ogni tanto? No, tutto serve per crescere. Bene. Per rispondere alla domanda sciocca di Emidio, io dai bambini ho capito che cosa, ad esempio, che cosa significa credere. Un bambino appena nato mi insegna che cos'è la fede. Quando sta in braccio alla persona di cui si fida, che a volte è la mamma, a volte il papà, però può essere anche una persona di cui si fida, dorme, e cioè, questo l'ho provata io, eppure che ci sta la banda della festa e gli spari che fanno, non si sveglia, perché sta sicuro, si fida. Ecco, i bambini ci insegnano che cos'è la fede. Noi non siamo capaci di questo abbandono, no? Perché ci abbiamo tanti. Questa è una delle cose che mi ha insegnato i bambini. Ci sono altre. Prego. Gianluca ovviamente sta là. La domanda è qui. Il prossimo incontro tu stai qua con suor Yolanta e io passo col microfono. Va bene. Rotolo. Senta,
Lei si dice alle femmine, a me mi si dice tu, sono maschio. La spegniamo questa. Che il problema, mi hai detto scherzando, però il problema della catechesi sono i catechisti. Cioè, dell'evangelizzazione sono gli evangelizzatori. Non l'ho detto scherzando. Lo so, infatti è la stessa cosa che penso io, cioè siamo noi che non siamo all'altezza, vabbè. Però lì nel documento base c'è scritto che all'inizio, in applicazione, che la figura del catechista è di testimone, insegnante ed educatore, no? E questo qua li impegna a qualificarsi culturalmente, arricchendo e consolidando la loro preparazione teologica, pedagogica, spirituale e ascetica. Ora io ho riflettuto, ma la parte spirituale e ascetica certamente spetta a noi, giusto? Anche. Soprattutto noi. Però la parte teologica e pedagogica, no? Non può dipendere solo da noi. Cioè, io penso che qui non si è parlato, per esempio, che noi, cioè, tutto quello che dicevi è bellissimo, però noi c'è un problema della disciplina dei ragazzi, cioè, no? È quello il problema, cioè, che abbiamo noi. E quindi nessuno, cioè, io più o meno per quello che mi riguarda, c'ho bisogno di qualcuno, anche la signora lì è una pedagogista, no? Lei l'ha detto che lei ha battezzato, io non lo so. Quindi, cioè, io ci avrei bisogno anche, anche delle strategie, no? Se no a volte, penso, no? Non so solo io, che magari ci comportiamo come le mamme, che quando i ragazzi sono disciplinati che fanno, scritta, curva. Cioè, questo cioè, come lo risolve a casa, dicendo, noi cioè, non cambiamo niente. È questo, è anche teologica, nel senso che noi non siamo così diligenti che ci siamo, che approfondiamo la parola. Oh, siete indisciplinati pure voi, sta. E voglio dire, questo è il compito vostro, cioè l'approfondimento, no? Anche delle cose delle scritture, ma noi non siamo così. Sì. C'è una mano alzata di là. Si prepari la domanda a qualcuno che sta di là, così. Vabbè, spiegati, ci abbiamo mica tempo. Ciao, sono di San Benedetto, di San Basso. E nella nostra parrocchia ci stanno diversi ragazzi come catechisti. Io ho 17 anni, però ho già verso i 15-16. Cioè, non siamo, diciamo, catechisti, certo, quegli adulti magari, che ne so, se lasciamo una classe di ragazzi a un catechista adulto, certo, riesce a gestirlo, ma a un ragazzo come noi, secondo me, no. E quindi, diciamo, proprio catechisti a tutti gli effetti. Cioè, più che altro aiuto catechisti. Ma secondo te è meglio così o proprio, diciamo, era molto seria. Beh, intanto che non ci sono altre domande, rispondo a queste due. Questo è compito vostro, mi inquieta. Vostro di chi? Allora, andiamo per la responsabilità in una comunità parrocchiale di tutto quello che concerne la catechesi e quindi anche la formazione dei catechisti. Voi non mi viene a menate, è del parroco. In una diocesi è del vescovo. Allora, queste cose qui sono cose, provate a chiedere ai vostri preti, invece di andare così o non andare agli incontri, o
provate a chiedere, ma invece di tirare fuori un foglietto che ti sei preparato all'ultimo minuto, perché non parliamo di questo, non parliamo di quest'altro? E magari ci sono anche delle persone nel gruppo catechisti che a volte hanno delle competenze specifiche per professione, per interesse, e quindi provate a metterli in discussione voi, prima cosa. Seconda cosa, c'è anche l'ufficio catechistico diocesano, e se voi avete dei temi che vi stanno a cuore, che delle esigenze particolari, ci si possono provare dopo aver fatto questi incontri a organizzare degli incontri per tutti i catechisti, o fare un convegno un altro anno per i catechisti, ovviamente su un tema che magari vi sta a cuore, oltre che a invitarci nelle vostre comunità. Quindi questo è, però non, ci sono nella Chiesa, una cosa bella, perché il Signore fa tutto, però certe cose che dobbiamo fare noi, neanche Lui si sostituisce a noi, quindi ognuno deve fare il suo. Se non funziona, non funziona, però sappiamo che cosa non funziona, e la colpa non è dei bambini, la colpa non è dei ragazzi. L'altra è meglio così e niente, non lo so. Prima di tutto perché io non mi permetterei mai di discutere la decisione, il discernimento che ha fatto il parroco su una persona, no? Per cui ci sono le eccezioni e tutto quanto, quindi non entro proprio nel merito, no? della decisione. Posso però in linea generale dire, è molto bello che ci sono dei ragazzi di 16-17 anni che si mettono a disposizione per me, per servire gli altri, ma non è bello che noi gli offriamo solo una possibilità di servizio, perché oggi nelle parrocchie noi la vocazione cristiana si esaurisce a fare il lettore, il cantore, il comunicatore o la Caritas. Dopo una certa età pulisci la chiesa, no? Cioè ci sono anche, cioè, quando si parla del servizio alla comunità, non è solo il servizio alla parrocchia. La vocazione di un cristiano si esprime nel servizio sociale, nell'attenzione a quello che avviene, nell'animazione culturale degli ambienti di vita. Cioè, noi dovremmo, il fatto che a volte a ragazzi di 15, 16, 17 anni proponiamo di fare i catechisti, non è manco perché ci serve a fare i catechisti, tant'è vero che li metteva nei gruppi insieme a altri. Il problema è che forse da un lato li vogliamo tenere vicini a noi, dall'altro non abbiamo nulla da proporgli, e allora anche qui forse la colpa a volte è che ci abbiamo delle proposte un po' sframminghelate. Dobbiamo essere un pochetto più attenti. Allora io, ad esempio, a un gruppo di ragazzi che magari hanno fatto la cresima, chiederei: ragazzi, chi di voi vorrebbe impegnarsi nel servizio della catechesi? E a quelli di voi che si vogliono impegnare nel servizio della catechesi, proverei a proporre un anno di approfondimento, di cammino insieme per verificare, e poi l'anno dopo, ecco, con Gianluca e Soyolanda, mi pare che tra le cose che ci siamo detti ci piacerebbe a livello diocesano fare qualcosa per i neocatechisti, oppure per quelli che vorrebbero fare i catechisti e che ancora sono giovani. Non è detto che lo faremo, però scusa, tu hai detto con calma, noi dobbiamo fare tutto, calma pure voi, che no, però, per cui tendenzialmente direi meglio niente, cioè meglio non quello, ma un'altra cosa, perché se no che succede? Che succede che a una certa età uno non è fatto per fare certe cose, si sente che non gliela... Esatto. Dopo lascia la fede, la catechesi, tutto. La Chiesa, ecco, signore è tardino, altri... lui fa tutte le domande, tu.
Allora, San Filippo può fare una sola domanda, mettetevi d'accordo. Fanno anche oratorio e è anche bello vedere questi ragazzi che invece di stare il sabato pomeriggio e trascurarsi a non fare niente, sono impegnati dalle 3 di pomeriggio fino alle 7 di sera e secondo me sono anche un esempio per i bambini, che vengono a catechismo, sono un esempio da seguire. Prego, altre. Io vi ho una chiede, Madonna della Speranza, consigliere San Filippo, per me permette di prendere la parola a San Filippo. Ma era per non far parlare a Mariella. Voglio No, è per non far parlare a Mariella che ho detto San Filippo in una sola domanda, tu potevi parlare. Sì, allora, sempre da San Filippo ieri, l'anno scorso ho accompagnato un gruppo di ragazzi al sacramento della Cresima. E poi ho chiesto loro se volevano continuare a provare l'esperienza sperimentale poi catechisti, quindi il gruppo apprendisti catechisti, laboratorio apprendisti catechisti. 15 su 16 mi sembra un buon numero. Quest'esperienza devo dire estremamente valida, almeno dal mio punto di vista. Io mi incontro con questi ragazzi di 16-17 anni, l'età è sempre la stessa, e propongo a loro il tema che poi affronteremo con i bambini, seconda elementare. Quindi terzo superiore e seconda elementare. Lavorano tutti quanti insieme perché lo scopo è quello di creare una comunità, perché prima la comunità, poi i catechisti, quindi una mini comunità dove loro possono sperimentare dei ruoli diversi, quindi c'è il narratore, il cantore, quello che pensa alle immagini, quello che raccoglie i dati, quello che si appoggia, il consolatore dei bambini che stanno strani, che hanno delle esigenze particolari, ruoli intercambiabili. Loro fanno delle esperienze, ad esempio l'ultima volta il tema di seconda elementare era cosa ti rende felice. E ho proposto ai ragazzi, concretamente, di grossi, di fare un video, cioè proporre un video dove i bambini potessero fare l'esperienza, cioè vedere che cosa ti poteva rendere felice, quindi i giochi, mangiare, gli abbracci, i panorami belli, così, con le musiche tutte create da loro. Cioè io ho dato l'idea, lo hanno realizzato, molto più bello della ragazza. E si sono messi in gioco con i bambini. Il mio scopo è innanzitutto farli crescere nella comunità insieme, mantenere bene la comunione tra di loro, quindi moderare, dargli anche il modo di approccio ai bambini, cioè come approcciarsi, poi lasciare loro crescano, crescono anche i bambini piccoli e farli crescere insieme dopo, cioè affidarli dopo, però fargli questo accompagnamento in questi anni, insomma, dopo quando saranno disponibili ad ascoltarmi ancora. Sì, mi sembra che questo sia un molto di più che far fare i catechisti a dei 15. La domanda mia è un'altra, cioè questi 15, 16 anni, 17 anni, facciamoci fare i catechisti, gli aiuti catechisti, gli apprendisti, quello che vi pare, ma che cammino di fede stanno facendo? Cioè a che gruppo di giovanissimi, non sto a chiedere a te, però li piglio e li butto là? Oppure stanno facendo un percorso di fede in un gruppo che per loro è di riferimento? Questo fa la differenza, che non è il gruppo dei catechisti. Questo fa la differenza. Io la prima cosa che ho chiesto ai catechisti della mia parrocchia, che sto chiedendo a tutti, ma tu che cammino di fede stai facendo? Lo chiedo ai giovani, lo chiedo agli adulti, e non è che è rose e fiori, ci sta chi è mo, piano piano, facciamo tutto. Però la prima cosa che mi interessa a me di un catechista non è che sta a parlare, tu dove stai maturando la tua esperienza di fede? Non necessariamente in parrocchia, può essere un gruppo, un'associazione, un movimento approvato dalla Chiesa, ovviamente, però mi interessa questo.
E siccome a volte non lo fanno gli adulti, non lo facciamo neanche a fare i giovani. Poi questa è dottrina, così deve essere. Poi un'opinione personale. C'è bisogno anche di quei ragazzi che maturano un'esperienza di fede e gli diciamo che la fede non è per fare delle cose, no? E che si sbattano pure un pochetto il sabato pomeriggio con i loro coetanei per raccontare loro anche la fede che vivono. Perché un ragazzo che sta solo in parrocchia a fare solo le cose della chiesa un po' mi preoccupa, o che sta solo con gli adulti, non sta con i ragazzi della proprietà. A volte creiamo degli schizofrenici che stanno anche con i loro amici in un modo, stanno dentro poi a fare... Il problema è che in giro per l'Italia a volte mi domandano, soprattutto i più giovani, no? Ma che cosa possiamo mettere su Facebook di quello che facciamo nella vita? Perché sai, anche i nostri ragazzi ci vedono. E io rispondo, ma quello che non si può fare, quello che non si può mettere neanche si può fare. Però c'è questa dinamica, eh? Allora bisogna essere attenti, perché noi li bruciamo, le usiamo le persone. Cioè, il rispetto, e nel caso, no, che diceva Ilaria, la domanda mia, io mi faccio sempre le domande guardando le cose da un punto di vista diverso. Sono contento che alla domanda chi è disponibile a fare il catechista 15 ha detto di sì, ma mi chiedo quali altre domande gli abbiamo fatto. Gli abbiamo fatto solo quella domanda, per cui se tu dici io no, sono tirato fuori. Ecco, nelle nostre comunità il ruolo della comunità dovrebbe essere quello di far maturare tante domande, dove non è automatico che tu fai la cresima e fai il catechista, o fai l'animatore dell'oratorio, o fai il lettore. Ma domandati il Signore. Vedete, in una comunità non è vero che tutti devono fare qualcosa, ma tutti hanno un posto. E noi il ruolo degli educatori è far scoprire ai ragazzi, agli altri, qual è il loro posto, che facciano o che non facciano, perché a volte le cose che secondo noi si devono fare, bisogna vedere se poi secondo il regno sono veramente necessarie. Dice Gesù, c'è un passaggio della vita di Gesù, una cosa che ha detto Gesù che a me mi piace un macello: queste cose bisognava fare senza trascurare le altre. A volte a fin di bene si fa il peggio male, allora dobbiamo essere attenti. Anche qui è un equilibrio, io non lo so se è giusto o non è giusto, in linea di massima non lo è, soprattutto quando poi penso di non essere impazzito, a 16-17 anni si affidano ragazzi di 13-14, perché poi si fa anche questo e si innamorano, che non è normale, perché è normale che un 13enne si innamori di un 17enne, anche di un 18enne. Non è normale che gli facciamo fare gli educatori a 3 anni di distanza. Educatore di che? Può essere un compagno di viaggio più grande. Invece una cosa, ad esempio, che rispetta secondo me la persona è coinvolgere il gruppo dei giovanissimi di scuola superiore, un po', invitarli ogni tanto nei gruppi, ti invito nel mio gruppo dove ci stanno quelli delle medie, quelli delle elementari, non lo so, racconta un po' la tua esperienza di come hai fatto, in che cosa la fede ti ha aiutato a scegliere questo, a scegliere questo. Allora sì, non gli faccio fare il cartellone o non gli faccio fare il consolatore degli afflitti, ma gli faccio raccontare la sua esperienza di fede, che però è un'esperienza di fede di un sedicenne, se volete anche con tutto l'entusiasmo e con tutta l'ingenuità, ringraziando Dio che purtroppo noi dopo abbiamo perso, e lo può raccontare anche ai bambini, lo può raccontare anche a un coetaneo. Però capite che è diverso, perché io ti prendo e ti metto nel tuo ruolo.
altrimenti noi rischiamo di fare come quelle mamme quarantenni vestite da sedicenni che vestono le loro figlie da sedicenni e da quarantenni. E noi lo facciamo nella fede, noi lo facciamo nella fede. Oh, questa è l'opinione mia, ecco, dopo, per carità, io non sono il Padre Eterno, osservo alcune dinamiche e mi pongo delle domande. È ovvio che poi si tira avanti com'è, però poniamocele delle domande, perché a volte il fatto che una persona smette di fare catechismo e contemporaneamente smette di essere cristiano e a volte credente ci dovrebbe indicare, dopo uno, due, tre, quattro, forse è il caso di cambiare registro. Perché questo avviene. Noi lo vediamo certe volte nell'Azione Cattolica, non nella nostra diocesi. Smetti di fare l'educatore, smetti di fare presidente, non fai più l'adesione. Dice, ma questo allora che legame c'aveva? O finisce il catechismo e non va più a messa. Scusate, un catechista che d'estate non va a messa? D'estate, in qualsiasi domenica dell'anno. Scusatemi, allora, che cosa mi ha fatto? Sine domenica non possumus. Non si è cristiani se non si vive il legame con la messa domenicale. Scusate, se ancora siete almeno a confessarsi e comunicarmi almeno una volta all'anno, non diamo la colpa ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Però ci sono, sì, ci sono, però dopo anche qui, com'è, è compito nostro non farceli essere, o meglio, non mandarli via, ma dire fratello, sorella, probabilmente vediamo insieme alcune cose. Probabilmente ci sono quelle persone che fanno i catechisti ma non fanno nessun cammino di fede. Io finisco qui. Mi piacerebbe, tra le varie cose che vi andate a leggere, il documento che poi ci servirà anche per l'ultimo incontro, ma una cosa che non volevo, che non era prevista, ma su cui faccio riflettere, nei nostri gruppi forse dobbiamo approfondire tanto la nostra identità di credenti, come persone e come comunità. È per questo che al prossimo incontro su Iolanta ci parlerà dell'identità del catechista educatore. Ma non lunedì prossimo, perché lunedì prossimo c'è la partita, no, lunedì prossimo, siccome è la presentazione del Signore e in altri modi detta la candelora, in molte comunità c'è la celebrazione dell'Eucaristia, insomma la festa delle religiose in quest'anno dedicato alla vita consacrata, e quindi voi sembra che non obbedienti mai, se non venga sempre questo pure le... Ah vabbè, allora se l'ha detto il vescovo è giusto. Il prossimo incontro quindi non è il 2 febbraio lunedì, ma quello dopo. Quindi chiedo perdono. No, che 29. Ah, 9. 9 febbraio. Chiedo perdono a quelli a cui ho detto che i libri sarebbero arrivati la settimana prossima, in realtà tra due, perché. Però se venite a Grotta al Mare ve li do, ve li faccio arrivare. No, qua sono solo questi e questi. No, devo andarli a riprendere. Che devo portare, ma sta finito. Chiudiamo con la preghiera. Io vi ringrazio anche perché, senza retorica, le vostre domande sono molto più interessanti delle mie risposte, perché c'è una vitalità che è una passione che emerge. Invitateci nelle vostre comunità, ne parleremo ancora di più. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonanotte, grazie. Amen.